Allora ragazzi, vi do il benvenuto sul mio canale YouTube. Quest'oggi non parleremo di gameplay, non ci sarà Battlefield 5, non ci sarà Gran Turismo, bensì siamo sul mio computer perché oggi andremo a parlare della pagina DNA Xbox, la fonte della disinformazione e del fanboismo. Come sapete non tratto questi contenuti sul mio canale, però questa volta ho deciso di fare un'eccezione. Anzi, nel caso vi dovesse interessare questo format, potrei affiancarlo ogni tanto se vedo del materiale pronto per fare questa tipologia di video. Allora, come vi ho detto, quest'oggi andremo a parlare della pagina DNA Xbox, ma più nello specifico del confronto di Assassin's Creed Valhalla tra PS5 e Xbox Series X. Tutto quanto è partito con questa immagine. Qui, come potete vedere, piccole differenze. Fonte Xbox Insiders Community. Praticamente, secondo loro, ovviamente già ve lo dico che questa immagine è fake, state tranquilli, è fake. Come potete vedere, qui paragonano uno screenshot tratto dalla versione Xbox Series X e PlayStation 5. Vedete che comunque c'è molta differenza sulla console Xbox, si vede molto più definito. A questo punto cosa è successo? Mica, perché oggi sei qui con questo video? Perché questa qui è l'immagine che io ho pubblicato come commento, la starete vedendo in sovrimpressione. Come potete vedere, la differenza non è così marcata come loro vogliono farti credere. Ovviamente questa è una pagina di fanboy e giustamente fanno passare tutto quello che è migliore su Xbox. Purtroppo, come potete vedere, è fake, non c'è tutta questa differenza. Probabilmente questa immagine è stata presa dalla versione PlayStation 4. Quindi, come vi ho detto, io ho commentato con quell'immagine e secondo voi cosa può essere successo? Semplicemente che mi hanno cancellato il commento. L'ho ripubblicato una seconda volta, cancellato, terza volta, fino alla quinta, cancellato di nuovo. Non pensavo si arrivasse a questo punto, però dopo che mi ha cancellato il commento per la quinta volta, lì ho capito tutto. A questo punto ho caricato un'ulteriore immagine dove praticamente si vede che su Xbox Series X ci sono dei vistosi cali di frame. Oddio, in realtà nulla di grave, cioè perdi al massimo 5-6 frame, però ha problemi di tearing. Che cos'è il tearing? Ragazzi, ve lo faccio in soldoni perché non è un video tecnico. Si vedono dei tagli nell'immagine, come in questo caso, potete vedere subito la differenza. Io ho pubblicato anche questa immagine, senza essere fanboy, ho scritto semplicemente perché questa non la pubblicate? Ovviamente cosa è successo? Mi hanno cancellato anche quell'immagine. Per fortuna qualcuno di loro di intelligente c'è. Per esempio, io i nomi non li censuro, visto che comunque è un commento pubblico, dunque posso farlo. Mario Claudio scrive: sono boxaro da una vita, ma c'è bisogno di essere onesti. Basta guardare il video di Digital Foundry. Ma che chi è Digital Foundry? È un canale molto famoso che ha superato da poco 1 milione di iscritti, dove fa approfondimenti tecnici su qualsiasi console e su qualsiasi gioco esistente. Potete ovviamente vedere il loro video pubblicato sul canale YouTube per vedere che appunto tutte queste cose che stanno pubblicando DNA Xbox sono puramente fake. Attualmente Assassin's Creed Valhalla gira meglio su PS5. Oh, cazzo, e Boxaro dice la verità, quindi qualcuno si salva dalla loro parte, qualcuno si salva. Con il 15% di performance in più in alcune situazioni con gli stessi dettagli. Vabbè, non vado a leggere tutto il commento, la parte interessante era questa. Quindi, capito, c'è qualcuno che comunque dice la verità nonostante sia utente Xbox. Ragazzi, io lo dico, non ho mai avuto una console Xbox, sono sempre stato su PlayStation. Ma questo non vuol dire essere fanboy. Io, lo sapete, sono un fan delle automobili. Quindi state sicuri, appena me la potrò permettere, comprerò anche un Xbox. Perché ho intenzione di giocare Forza Motorsport 8 e Forza Horizon 4. E chi lo sa, un eventuale Forza Horizon 5, visto che il 4 è uscito già da un po'. Ovviamente c'è chi sa la verità, ma essendo fanboy Xbox gli va comunque dietro. Vedete questo messaggio? Uno ha commentato impossibile una tale differenza, ovviamente. Un altro ha scritto: ma dai, è strafake questa immagine. Quindi qualcuno di intelligente c'è. Non ho mai visto un fake più fake di questo. Ma come fate a pubblicare ste cazzate? Cioè, da utente Sony, non fanboy. C'è comunque gente che gli scrive che state facendo delle figure di merda. I miei commenti con i miei screen, ovviamente li ha cancellati perché fanno una figura di merda. Se no, vabbè, la starete facendo con questo video, non è un problema. Questo video, ti avviso, non lo puoi buttare giù. Puoi fare quello che vuoi. Tu lo butti giù, io te lo ripubblico. Lo butti giù di nuovo, te lo ripubblico ancora. Ho una 100 mega, il video lo carico in un minuto. La cosa più grave, ragazzi, è che la fonte è Xbox Insiders Community. Quindi il tutto non è arrivato da DNA Xbox, che è comunque una paginetta per bambini. A giudicare dai contenuti. A giudicare dai contenuti. Questa qui è la pagina da dove è partito tutto, che conta ben 54.000 persone. Quindi, capito, la cosa è molto ben più grave. Spero non sia una pagina ufficiale Microsoft Xbox, se no la cosa è molto più grave. Next Gen True 4K versus Fake 4K. Peccato che dall'analisi di Digital Foundry, ovvero il canale di cui vi ho parlato poco fa, che è un canale serio dove fa
approfondimenti tecnici su questi contenuti, abbia apertamente detto che entrambe le console girano in risoluzione dinamica con lo stesso range. Quindi in termini di risoluzione non ci sono differenze. In realtà il gioco su Xbox è leggermente più definita. Io ovviamente, non essendo un fanboy, le cose ve le dico. È leggermente più definita, leggermente. Non come ti vogliono far passare loro con questo post. Per questo video è tutto. Fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate. Mi raccomando nei commenti, perché se ci sono insulti inizio a bannare proprio a tabula rasa, io avviso. E fatemi anche sapere nel caso vi possa interessare questo tipo di format. Ovviamente sempre in ambito gaming però, eh. Per questo video sulla pagina DNA Xbox è tutto, ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima.